E salve a tutti amici cooperiani, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi come i vecchi tempi di Escape, da soli con la nostra intro bellissima di tutto quanto dove vedete lo stash, perché ho visto la live, non mi ricordo di quando, forse era lunedì, credo, può darsi, non ricordo. Insomma, però questo è come mi ritrovo adesso, con un po' di roba dentro le cose. Ho riaperto la stessa di prima. Qua dentro altre forte, bla 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 bla. E niente, tra un po' spero esca un nuovo aggiornamento dove aggiungano nuovo elmetto, Glock, vari silenziatori, mi sembra, spengiviamma, compensatori, roba del genere, se non mi sbaglio. Intanto vi dico in anticipo che ci sarà, cioè diciamo prossima settimana ci sarà un video a settimana e una live tutte le domeniche dalle 4 in poi fino a che non mi stanco. Vediamo un po', però forse ci farò un video a parte, non lo so, ma spero è che quando farò la live di avere nuovi schermi, perché per adesso sono solo con uno schermino, per chi mi segue su Facebook che trovate sotto in descrizione insieme al Discord. Praticamente ho dato indietro via il mio 35 pollici, che praticamente la risoluzione 21 nonni, tutti i giochi non so perché mi iniziavano a crashare, andare male con quella risoluzione, e poi mi è più comodo per quando faccio live o video avere uno schermo full HD e basta, perché almeno non devo mettere in finestra, cosare, puttanate varie. Quindi niente, non so, forse ci andiamo a fare una custom da soli, forse dai, vediamo un po', magari una factory, ma vediamo un pochettino dove ci ritroviamo, dai. Oh, meno male che esistono i tagli, perché mi ci ha messo 4 minuti e mezzo. Allora, Factory Far Corner, oddio, perché io mi ricordo qual è Factory Far Corner. E la Warehouse 4 che... Ok. Allora, siamo con un Todd. L'unica cosa che dobbiamo fare adesso è Rack paura! Paura. Che cazzo? Allora, lì c'è. Ok, ci sono diversi scavi. Uno lì e uno di qua. Quello è bardatissimo. Mi farebbe comodo tipo cazzo con un fucile. Questo c'è il sas! Questo è il sas! Do come mi ha visto? Non eri andato giù? Testa di merda! Blaggia de tregegi! Io non so, sto gioco comunque mi va da un po' di problemi ogni tanto, che con il caricamento ci mette 40 minuti. Comunque sì, eravamo su scav, mi andava di fare scav. Per riscaldarci, ma il riscaldamento è durato tantissimo. Allora, speriamo che oggi il gioco mi voglia bene, ma dato dallo spawn non mi vuole per niente. Ah no, mi sono dimenticato la mappa. Mi sono dimenticato la mappa. Trailer Park, Front Macrosburg, mi sono dimenticato la mappa. Ok. Full auto. Allora. Non mi piace tanto questa zona perché non ricordo gli spawn degli altri player. Cioè, alcuni sono di là, ma oh mio Dio. Spero che il gioco mi voglia. Abbiamo sentito tutti.
Allora, qua ci sono gli scav, ma io per favore non vorrei combattere contro gli scav. Ma mi piacerebbe tanto. È tanto che non gioco da solo, devo ammetterlo. Allora, la gente adesso starà puttaneggiando di là, insomma, l'altro spawn. E se ora io non so come mi trovo uno in questi cespugli, lancio un urlo, spacco tutto. Sicuramente dato da il periodo in cui siamo, nel senso che ormai c'è già gente piena di roba come magari sono io. Però io vado giro mezzo povero più o meno. Non vado in giro con fort, fast, perché tanto sono inutili. Forse la fort, ma tanto il fast è me. Cioè mi ha salvato più volte il Kiver che il fast. Niente, insomma. Quindi potremo trovare le persone piene. Potremmo avere la meglio o la peggio, ma io opto per la peggio. Allora, se qualcuno sicuramente ha la skill più forte della mia, allora quello là è uno scav. Merda. Farò sta cosa che, cioè, è scappato, ma il colpo era qui. Non mi piace tanto. C'è silenziato, non è arrivato, non lo doveva sentire. Allora, sinceramente io mi posso ritrovare la gente dietro. Questo si incazza, eh. Questo è incazzato, questo è incazzato nero. Paura, perché mi spari così? Mi hai fatto paurissima. E non pensavo che cosa mi hai visto. Oddio, no, mi ha dato lo scatto. Allora voglio mettermi in un punto proprio bastardo, ma sono un po' troppo grasso. Ok, ho sentito colpi silenziati, colpire cose. Quindi, dai, questo è incazzato. Se si accorgono di quello scavo, io sono morto. Ma stai zitto. Ricarichiamo perché due colpi possono salvare la vita. Visto che di solito si ammazza anche con l'ultimo colpo. Allora, sta arrivando gente dallo spawn classico. Io sto tremando dal freddo. Fa un freddo cane in camera mia. Avete sentito lo scav imprecare? È qui. Porca puttana! Come ho fatto a non sentirti a te? Dove minchia sei arrivato? Che paura, cazzo! Meno male non mi ha visto. Ok, avevo un AKN silenziato.
Mi farebbe comodo toglierglielo. Minchia, le cuffie, quanto mi farebbero comodo adesso delle cuffie. Cioè, se quello non l'ho sentito, è un casino. Perché io non sento gli altri ora? Poi magari ditemi voi se l'avevate sentito. Un po' di caga ce l'ho. Senti, dammi solo l'arma. Ok. Allora, ho sentito qua un altro scavo imprecare. Credo. Ok, mi muovo di qua. Allora, facciamo un secondo, un giretto. Allora, lo scav lassù non vede niente. Dai, spottami qualcuno. Però se non vede nessuno di là, di dietro, quindi io teoricamente posso andare almeno qua sopra. Ora, data la mia fortuna. No, scusami, questo qui. Non riesco a capire. L'unica cosa che ho capito è che c'è qualcuno. Ma dove? I colpi sembrava venissero da quella zona. Allora, questo stronzo mi ha sparato. Ci ha provato, ci ha provato. Qui ho visto quello scav. Provo a fare il suo giro. Pratico. Ok. Provo ad andare tipo a fare un giro de un po' del cazzo. Bravo, te non sparare. Secondo voi, se io passo da qua, puttana Eva. Stai zitto e non mi sparare, guai a te. Tanto la mia uscita è di là. Vediamo un po'. Che poi come cazzo mi aveva visto? Cioè, domandone numero uno. Che poi io con sto schermo non ci vedo nulla. Che non sono più abituato. Allora, momento di concentrazione.
Vediamo intanto se qui è aperto. È aperto qua. Ok. Quindi Smuggler's Boat è aperta. Minuto, siamo 37, quindi forse se la gente non è stronza, dietro non c'è più nessuno. Allora mi devo. È consigliato continuare a muoversi. Dove potrebbe essere? Allora passiamo da qua sotto. Vediamo se lo si trova da qua. Perché lui forse ha pensato che io sono andato verso l'uscita, quella da dove io sono spawnato praticamente. Però se è intelligente, magari ha capito che io sono spawnato lì. Però io non ho le cuffie e non va bene. Che le cuffie mi potrebbero salvare il culo. Non voglio estrarre perché siamo ancora in azione, teoricamente. E quindi vorrei fare un po' questo giro. Ok. Ah, c'ho l'estrazione, anche quella è un'estrazione qua. Ah, il roadblock. Pure quello? Ah, non lo sapevo. Allora, vediamo se noto qualcuno. Allora adesso ce ne torniamo, proprio indietro, 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 a sto punto si esce tu al crossroad. Così almeno vediamo se o troviamo qualcuno morto, c'è ancora qualcuno allo spawn custom. È vero, quell'altro però gli ho preso il fucile ma non la targhetta. Però va bene così. L'importante è che magari non c'era uno scav che arrivava lì, io non lo sentivo come non ho sentito quell'altro. E quindi prendeva l'arma e magari lui mi vedeva. Il contrario di quello lì. Minuti ci sarà ancora qualcuno da questa parte?
Potevo fare un altro giro, però ormai che c'ero, che avevo fatto quel giro per vedere se lo beccavo da dietro, ma non si è più visto a sto punto. Estraggo. E magari spawniamo dalla parte giusta. A meno che ora non ci pigli qualcuno a caso adesso mentre estraiamo e ci ammazza. Ok, niente, si estrae. Allora, credo ci sia un aggiornamento, perché wrong major version, e andiamo a vedere. Oh, ragazzi, ragazzi, c'è l'aggiornamento. C'è l'aggiornamento. Quindi io direi che mi fermo, poi quando lo scarico, vedo un po' quanto è lungo questo video, se non è lungo ci rivediamo nel nuovo aggiornamento e proviamo la Glock, dai. Ok, rieccoci qua, l'hanno aggiornato, hanno messo le cose che avevano detto e niente, ho già comprato le cose, che c'è il nuovo elmetto, il 6B47, che ha 25 di vita, c'ha per mettere il visore notturno, Armor Class 4 e si può comprare da Prapor per 48.000, mi sembra già il livello 3, la Glock, che l'ho già un po' moddata e ora vi faccio vedere un piccolo problema. Niente, io ho messo i lager, bla bla bla. È la 17, non ci sono tutte le mod per mettere l'automatica. Credo ci vogliano le mod. Però vi faccio vedere il trader, c'è il nuovo trader, il mechanic. Bam! Guardate. Bitcoin. Abbiamo bisogno dei bitcoin per comprare le cose da lui e gli euro. E cos'è questa roba? Dammi. Compriamola. E niente, cioè qui vedete questa è piena di cose e niente, basta, fine. E questo qui, l'M4 con il nuovo calcio e il nuovo grip, mannaggia che non c'è da skier, che non c'è, ci ho guardato prima e non c'è purtroppo. Spero che ce lo mettano, oppure da peacekeeper, ma spero che tra un po' ci mettano... insomma, quelle cose le mettono dal mechanic e quindi da loro non si possono comprare quelle cose. Però, purtroppo ha 25 di vita, quindi alla fine converrebbe di più il Fast Armor Class 4. Hanno diminuito ad Armor Class 5 la forte, che prima era Armor Class 6. Però, non so se andiamo con questo o ce ne andiamo direttamente con il Fast. Andiamocene con il fast a sto punto, visto che copro uguale ma c'ha più vita, tanto l'elmetto lo si riproverà un'altra volta, però visto che la Glock è costata gli euro e io ho finito i miei euro, ne avevo 600. Ah già, ci metto questo, ah ma aspetta, tipo devo togliere tipo questo per poterci mettere questo e quindi... Questa cosa non la posso mettere giusto. Ok, va bene così. Ok, allora andiamo a farci una partitella su Factory. Vediamo un po' come va. Speriamo di non perderla subito perché se no mi incazzo. Meno faccio uccidere qualcuno. Ok, ecco qua. Ci mette anche 20 secondi per entrare. Come vedete, c'ho il coso dorato con l'affarino perché o forse vuol dire che io ce l'ho dall'alfa o perché c'ho l'Edge of the Darkness. Non lo so. Però adesso ci mette 20 secondi per entrare, forse così ha più tempo per sincronizzare tutti cose, non lo so. Però va bene così. Adesso si entra e... Ok, lo spawn, ok. Ma che è tipo qua sotto? Non
capisco cosa succede. C'è tipo qualcuno. Avevo sentito forse anche già i colpi della Glock. Non vorrei dire stupidaggini. La cosa che mi turba di più è che innanzitutto non ho messo il mouse con le impostazioni per le cure. Quindi non ho bindato il server. Oh cazzo. No, quella era in testa. Lo vedi che il gioco è stronzo con me? Scusami, hit count 4 nel viso. E quello mi ha shottato, avevo il coso. Va bene, questo video può finire qua. Il gioco mi ha rotto i coglioni.